E siamo arrivati al dessert, dessert che abbiamo chiamato fior di caco congelato al fior di latte. Sicuramente in questa preparazione non guardiamo troppo le calorie, per come ogni dessert che ci rispetti, ma attraverso i giusti accorgimenti cercheremo di rendere il piatto più equilibrato possibile. Dalla mela d'Oriente, così è chiamata appunto il caco, alle nostre mele. Il caco è sicuramente un alimento ad alto valore energetico, quindi ricco di calorie e ha anche un elevato indice glicemico, mentre le mele hanno solo 52 kcal per 100 grammi. Proprio perché il caco ha un alto indice glicemico, andremo ad unire il tutto alla cannella. La cannella, oltre ad avere delle proprietà battericide e disinfettanti, è famosa proprio perché ha un effetto ipoglicemizzante, quindi andiamo un po' a compensare il tutto. Le mele le cucineremo non solo con la cannella, ma anche con lo zucchero di canna e con il limone, e infine guarniremo tutto con del cioccolato fondente. Cioccolato fondente che è un piacere ormai per tutti noi, anche perché ci aiuta a liberare le endorfine, che sono delle sostanze che ci aiutano insomma a ridurre lo stress e ad aumentare la sensazione di benessere. Non per ultimo parliamo un attimino del gelato. Il gelato, che in questo caso è gelato fresco, quindi fatto con prodotti freschi e del territorio, e soprattutto senza grassi idrogenati ed emulsionanti. Per la purea di mele, sbucciate le mele e tagliatele a fettine sottili. Insaporite quindi con zucchero e cannella. Cuocete per 10 minuti a fuoco medio con un filo d'acqua. Per la crema di cachi, tagliate i cachi, eliminate i semi e scavate la polpa con un cucchiaio. Frullate nel mixer e aggiungete del succo di limone fino a che non risulterà liquida. Usate un bicchiere largo e create i vostri strati: purea di mele, gelato al fior di latte a temperatura ambiente e infine crema di cachi. Guarnite poi con scaglie di cioccolato fondente.